Siamo in compagnia con Mauro Dattis, coordinatore regionale di Forza Italia. Un'occasione importante è quella di Forza Italia di evidenziare la forza in questa competizione elettorale che vede come candidato sindaco Gianni Rotice. Sarebbe un'occasione storica per la città di Manfredonia, dopo tantissimi anni, eleggere un sindaco di centrodestra. Sì, perché sono decenni di governo di centrosinistra, ha detto bene lei, ma soprattutto Manfredonia viene fuori da un periodo buio, nel quale periodo qualcuno ce l'ha ficcata a Manfredonia, e noi abbiamo lavorato in questi mesi proprio per dare a Manfredonia una proposta di vero cambiamento, di vera svolta, che non è rappresentata solo dal fatto che a Manfredonia può e spero vincerà il centrodestra rispetto a tanti anni di centrosinistra, ma soprattutto vince il centrodestra con una candidatura a sindaco di una persona che ha dimostrato grande capacità nella propria vita professionale, ha rappresentato gli industriali della provincia di Foggia per tanto tempo e può veramente rappresentare la svolta da questo punto di vista. Gianni Rotice è la vera svolta proposta per Manfredonia, uno che può staccare veramente con il passato e può, col sostegno dei nostri candidati, anche dare nuova linfa all'amministrazione comunale. La nostra lista è una lista molto forte, è una lista fatta di giovani, donne, anche gente esperta, tutti provenienti dal mondo delle professioni di vario genere, pronti a sostenere non solo Gianni Rotice ma a sostenere le ragioni di Manfredonia. Abbiamo una presenza importante, è noto, Forza Italia è ben rappresentata a Manfredonia e in Puglia da Gian Diego Gatta, insomma ci sono tutte le carte, considerato che il centrodestra è anche compatto su Gianni Rotice, per strappare una importante vittoria e dare anche un segnale di speranza e di novità per tutta la Puglia attraverso una città importante come Manfredonia. Grazie.